benvenuti nella Tana del Ragno, ma soprattutto ben ritrovati con questo nuovo video. I Righeira cantavano "L'estate sta finendo e un anno se ne va". Ma ragazzi, l'estate sta finendo, ma fuori continua a essere un caldo bestiale. Stiamo per toccare i 40 gradi, ma per fortuna dentro la Tana del Ragno, grazie anche a dei bei supporti, ventilatori, insomma, non so se si sente in sottofondo questo particolare rumorino piacevole, perché sta muovendo l'aria e qui si sta davvero davvero bene, bene, riusciamo a sopportare il caldo fuori. Caldo fuori, ma dentro, ragazzi, caldissimo, perché da questo video comincia l'unboxing delle serie Play Press. La Play Press era una casa editrice che negli anni 90, insieme alla Star Comics, ottenne i diritti di riproduzione delle storie Marvel americane in Italia, e quindi grazie a questa concessione cominciò a pubblicare diverse serie di altrettanti diversi personaggi. Queste serie le vedremo in ordine cronologico, cominciando dalla prima, uscita nelle edicole, quella che vedremo oggi, Iron Man, fino via via a tutte le altre serie. Poi a un certo punto Marvel Italia prese tutti i diritti di riproduzione, e quindi le case editrici come Star Comics e Play Press furono costrette a interrompere le pubblicazioni perché la testata era passata in altre mani. Ma in questi anni che loro ebbero il monopolio, diciamo così, delle pubblicazioni Marvel in Italia, abbiamo potuto ammirare di tutto e di più, dalle serie dell'Uomo Ragno, Fantastici 4, X-Men per quanto riguarda la Star Comics, e serie come Iron Man, X-Marvel, Namor e tanti altri, Thor, Silver Surfer, che appunto via via vedremo video dopo video. Quindi ragazzi, che dire, rimanete sintonizzati, anche voi un pochino più giovani che magari mi vedo che state un po' storcendo il naso, ah, ma queste sono robe un po' datate, odorano di muffa, stai parlando di fumetti anni 90. Ragazzi, queste storie le stanno ristampando tutte, nei Masterworks, negli Omnibus, nei Supereroi Classic, e quindi io vi faccio vedere le prime edizioni, le copertine originali. Poi voi, magari che vi piace più collezionare il bel cartonato, il bel volumone, le ritroverete lì, ma io vi faccio vedere le primizie, il primo amore, diciamo così, che non si scorda mai. E quindi ragazzi, siccome dobbiamo vedere 46 bei numeri, e fra l'altro Iron Man, chi mi conosce sa che è il mio supereroe preferito insieme a Spider-Man e Daredevil, che dire, io oggi sono molto emozionato, sono in brodo di giuggiole, sono contento come un topo in una forma di formaggio, perché sto per rivedere e avere tra le mani, insomma, le storie di un grande supereroe, e soprattutto risalenti a un grande periodo della mia vita, ma anche della vita editoriale Marvel in Italia, cioè quello della Star Comics, che abbiamo fra l'altro già visto, ma soprattutto Play Press, Iron Man Play Press. Ragazzi, si comincia! Il numero 1, eccolo qua, il numero 1 di Iron Man Play Press. Prezzo lire 1800 lire, perché siamo nell'epoca della lira, esattamente febbraio 1989, e si riparte con questo numero. All'inizio sono spillati, poi successivamente diventeranno dei piccoli brossurati. Iron Man aveva lasciato, diciamo, l'ultima pubblicazione di Iron Man italiana era stata sul settimanale dell'Uomo Ragno, mi pare il 19, quello un pochino più piccolino, e poi si erano perse le sue tracce. Successivamente, ora ragazzi non ricordo bene la cronologia delle storie, nel senso che Iron Man ha fatto la sua comparsa anche sugli albi della Play Press per un certo periodo di tempo, su Namor, su Silver Surfer, quindi ora adesso esattamente proprio preciso non ricordo. Su questo mi aiuterà Mr. Boomer e mi aiuteranno gli altri amici della Tana, che di solito commentano, interagiscono e forniscono tante interessanti informazioni.
Comunque Iron Man aveva chiuso i battenti con l'uomo ragno corno e riappare quindi nel 1989 su questo album mensile. Qui c'è la pubblicità dei Transformers, anche questa è una bella serie pubblicata dalla Play Press, che però io ragazzi non ho, perché non sono supereroi della Marvel e quindi non l'ho acquistata, non ce l'ho proprio in collezione. Primo numero che vedeva anche il Silver Surfer come personaggio comprimario. Numero 2, qui abbiamo Capitan America come comprimario. Numero 3, obiettivo Anthony Stark. Numero 4, avventura negli abissi. Numero 5, storia di Spettri. I numeri dal 183 al 213, anzi 214 di Iron Man sono tuttora inediti. Quindi stiamo aspettando noi lettori, collezionisti, appassionati che la Panini si decida a ristampare queste belle storie. E alcuni numeri invece, dal 193 al 200, sono stati pubblicati su Marvel Gold. Eccolo qua, Marvel Gold di Marvel Italia, era questo bel brossuratone. In pratica questo bel volume raccoglie le storie dalla 193 alla 200. Il titolo è Ironmonger e il periodo di O'Neill e McDonnell. Poi, quindi in pratica voi dovete avere questo volume e poi comincia la serie della Play Press. Recentemente Panini Comics, nella testata Marvel GX, ha iniziato a ristampare tante altre belle storie rimaste fino ad oggi inedite. Ma comunque le storie della 183 alla 213 restano comunque inedite al momento e speriamo che prima o poi Panini si decida. Andiamo avanti, numero 6, lo Spettro e Spymaster finiranno nei guai. Abbiamo, allora, non mi sono scordato di farvi vedere, nel numero 5 il comprimario è Machine Man, mentre invece nel numero 6 i DP7, che è un'altra bella serie della Play Press. Numero 7, la fine dello Spettro. Numero 8, ancora DP7 come comprimari. Faccia a faccia con Forza, il numero 9. Numero 10, guardate, sono albi tenuti davvero bene. Questo, quando ho iniziato questa collezione, ho preso direttamente il lotto, cioè ho acquistato in blocco, non ho acquistato numero per numero. E poi, eccolo qua, questo è un numero speciale, vedete? Il numero 11 è uno speciale Guerra Totale, che in pratica raccoglie più di una storia di Iron Man, che in quel periodo ha l'armatura rossa e argento. Poi nel numero 12, questo è l'ultimo numero spillato, intanto in edicola, guardate, uscivano anche i Transformers e i G.I. Joe, altre serie non diciamo Marvel, non supereroi Marvel, ma che la Marvel aveva, dei quali la Marvel aveva acquisito i diritti per poter stampare le storie. Ed eccoli qua ragazzi, i brossuratini di Iron Man, eccolo qua, guardate, ora mettiamo così se no non si vede. Si passa dallo spillato, dal numero 13 si passa intanto dalle 1800 lire iniziali a 3000 lire, ma soprattutto si passa al brossuratino con il numero 13, uomo o mandroide, e abbiamo Ant-Man come comprimario. Ancora Ant-Man come comprimario nel numero 14, morte di un eroe. Guardate che belle copertine. Chi è il nuovo Iron Man? Qui invece abbiamo lo Shield come storie, diciamo, a completare l'albo. Nel numero 15, nel numero 16 non abbiamo titolo, ma abbiamo lo Shield come comprimario, le storie dello Shield. Oh, qui ragazzi, in questa storia, nel numero 17, anzi non in questa storia, in questo numero c'è Ant-Man, ma c'è anche un cameo di Spider-Man in Iron Man 233, come potete vedere da questo post-it che ho messo in questo albo.
L'ospite d'onore era Ant-Man e continuano le storie dello Shield. Vediamo un po' che cosa usciva in edicola. Playbook, le storie di Magic, e Play Special, gli Inumani. Allora, apro una parentesi, queste sono delle collane che vi farò vedere prossimamente, sia Playbook che Play Special, e poi c'erano tante altre serie che un po' come ora Marvel Collection, ecco, erano dei brossuratini che raccoglievano miniserie oppure delle storie autoconclusive di vari personaggi. In questo caso, in questo mese, che ora non so quale sia, usciva per Playbook Magic appunto e per Play Special Inumani. Io le ho tutte e quindi pian piano ve le farò vedere, quindi rimanete sintonizzati sulla Tana del Ragno. Numero 18, qui ragazzi, nel numero 18 c'è anche l'Uomo Ragno fianco a fianco con Iron Man. Numero 19, ancora le storie dello Shield, nuovo assalto alle imprese Stark. Chi è il misterioso Paul St-Pierre, questo enigmatico uomo dal baffetto? Chissà, lo scopriremo leggendo, cioè lo scoprirete leggendo. Tra l'altro queste storie mi pare che ancora non siano state ristampate né su Marvel Masterworks né tantomeno su SEC, Supereroi Classic. Mi pare, ragazzi, poi voi come sempre interagite, correggetemi, bacchettatemi se sbaglio. Nel numero 20 arriva Gargoyle. Gargoyle è questo supercriminale, per gli sbarbatelli che non lo conoscono, non conoscessero, in pratica è questo scienziato che ha trovato il modo di poter replicare un po' quello che succedeva a Remida, che con il suo tocco trasformava tutto in oro. Lui invece con il suo tocco trasforma tutto in pietra. My stone body cannot be hurt by any blows. Numero 21, guardate che bella copertina, guardate, ancora Shield, le storie dello Shield come testata comprimaria. Numero 22, la rabbia di Rhino. Abbiamo questo scontro contro questo super criminale, che in genere è uno degli arcinemici di Spider-Man, ma in questo caso affronta Iron Man. Vediamo un po' la pubblicità, ecco qua. Quando vi ho detto all'inizio che Play Press ottenne i diritti anche della DC, abbiamo, insomma, riusciva a stampare tantissime belle testate, tantissime belle storie anche della DC Comics. Numero 23, ancora lo Spettro, questo è un nemico, un arcinemico di Iron Man. Torna lo Spettro, ci sono le storie dello Shield e, guardate un po', Playbook, le storie del mitico Thor, Play Special, Doctor Strange e Dottor Destino, Trionfo e Tormento. Guardate, questa è stata ripubblicata di recente perché è considerata una delle più belle storie che vede come protagonista il Dottor Strange. Numero 24, ancora lo Spettro e qui ci sono alcuni arcinemici di Iron Man. In edicola, guardate, usciva il numero 1 di Thor, della serie Play Press di Thor, che vedrete prossimamente, quindi rinnovo ancora una volta l'invito ad iscrivervi al canale se non volete perdervi queste belle, belle serie. Numero 25, nelle grinfie del Mandarino. Guardate, il Mandarino è un arcinemico di Iron Man. E abbiamo le storie dello Squadrone Supremo. Numero 26, eccolo, questo è il Mandarino, in quel periodo vestiva così. Abbiamo lo Squadrone Supremo, perché ovviamente per completare questi albi occorrevano altri supereroi comprimari, ma la Play Press non aveva i diritti di quelli, diciamo, un po' più belli, sostanziosi, e quindi andava così a cercare queste serie, questi supereroi minori. Numero 27, abbiamo Tony Stark shot, colpito. Numero 28, una storia speciale di Iron Man contro i pericoli del passato e del presente. Bene, bene, bene. Numero speciale, guardate un po', Silver Surfer, gli schiavisti. Questo per la serie Play Special. E il numero 29-30 è un numero doppio, solitamente
anzi spesso la Play Press lasciava uscire nelle edicole dei numeri speciali, mi pare in concomitanza con i mesi estivi, quindi luglio e agosto, non voglio sbagliare, però mi pare di ricordare così. Numero 31, qui abbiamo invece come comprimario Wonder Man. Numero 32, Testa di Ferro e Hulk uniscono le forze contro il Maggia. Il Maggia è, diciamo così, la mafia dei fumetti americani, dei supereroi, ecco, in poche parole. E il comprimario, in questo caso, torna a essere lo Squadrone Supremo. Numero 33, Libertà. Numero 34, Scontro di Armature. Guardate un po' chi c'è. Guardate un po', e adesso poi tornano alla mente tante tante cose dopo aver visto quella famosa anteprima del Dottor Destino impersonato da Robert Downey Jr. E quindi col senno di poi, insomma, si rivedono tante belle storie in cui i due si sono non solo affrontati, si sono alleati, ma addirittura c'è stato un periodo in cui il Dottor Destino era il nuovo Iron Man, ha vestito i panni di Iron Man. Scontro di Armature. Numero 35, per salvare Camelot, anno domini 2093, Iron Man lavora fianco a fianco con il Dottor Destino. Chissà se gli sceneggiatori dei Marvel Studios, dei Marvel Movie, hanno letto queste storie, questi team up. Numero 36, omicidio, e ancora lo Squadrone Supremo come comprimario. La Vendetta appartiene a Blacklash, la frusta, tradotta così volgarmente dall'editoriale Corno, la frusta o colpo di frusta, ora non ricordo bene. Numero 38, Grande Concorso in America con Play Press, guardate che bella copertina, e usciva quel mese lo speciale playbook dedicato a Man Thing, Attimi di Terrore. Numero 39, guardate qui c'è il prezzo, era 4.000 lire, pagato non da me, ma chi aveva comprato questa serie, che ricordo ho acquistato in blocco, c'è questo bollino, non si può togliere perché purtroppo è incollato sopra e quindi per non far danni lo lascio lì. La Guerra delle Armature 2, Nella Stretta della Morte, in edicola in quel mese usciva questo speciale, questa era una rivista dedicata ai manga pubblicati da Play Press, e Cobra con questa signorina in abiti succinti, discinti, direi quasi adamitici. E poi numero 40, Risorto dalla tomba, guardate che bella copertina, ancora continua la Guerra delle Armature. Mi pare che questa saga sia stata ristampata di recente, questa Guerra delle Armature, ora non ricordo se la prima Guerra delle Armature o la seconda Guerra delle Armature. Comunque ragazzi, voi nei commenti interagite, commentate, apportate con le vostre conoscenze, non mi offendo se mi correggete, se mi fate notare degli errori, perché ripeto, io vi faccio vedere la collezione e vi dico delle cose che mi ricordo, però siccome la mia memoria è ballerina e ma la mia conoscenza non è infinita, universale, ci sta che io possa sbagliare, e quindi voi correggetemi con i vostri messaggi e con i vostri commenti. Iron Man 41-42, anche questo albo doppio, quindi penso che fossimo in prossimità dell'estate, e quindi questo bel numero doppio intitolato Laser Tag contiene le storie disegnate da, guardate un po', marchio inconfondibile, Junior Junior. Chi sarà questo Junior Junior? Ebbene sì, Romita Junior. Numero 43, qui c'è Wonder Woman come comprimario e Black Widow con le sue storie, continua la Guerra delle Armature. Numero 44, ancora la Guerra delle Armature, guardate che bella copertina, Nick Fury e le sue storie. Numero 45, continua la Guerra delle Armature, abbiamo Nick Fury. Numero 46,
che è praticamente, ragazzi, l'ultimo numero della Play Press. E questo è l'ultimo numero, l'ultimissimo numero. In edicola usciva il numero 40 di Silver Surfer. E guardate, le storie di Iron Man passavano, credo, perché dice giusto, Silver Surfer e Iron Man da gennaio in edicola insieme. Sì, per un periodo di tempo sono passate all'interno della testata di Silver Surfer. E poi a un certo punto, eccolo qua, dovremmo essere luglio 95, Iron Man, questo siamo già nel periodo di Marvel Italia, Iron Man ritorna nelle edicole con una testata tutta sua, cominciando intanto da una miniserie in 5 numeri. Quindi per mettere ordine cronologico e mettere in fila le storie di Iron Man, terminata la serie della Play Press, dovete cominciare, cioè inserire questa miniserie in 5 numeri, poi la nuova serie di Iron Man, che mi pare datata 1995-96, ad opera della Marvel Italia. Ora io, ragazzi, con le date un po' sono così ballerino, per fortuna ci siete voi che nei commenti riuscite a, insomma, a venirmi incontro, aiutarmi, a supportarmi, però ecco, questo è quanto. 46 bellissimi numeri, che poi in realtà sono 44 perché un paio sono doppi. La serie fortunatamente continuò grazie a Marvel Italia, e quindi gli amanti di Iron Man poterono continuare a leggere le storie dell'uomo d'acciaio, di ferro, perché l'uomo d'acciaio è Superman, l'uomo di ferro, e quindi tutti felici, insomma, tutti contenti, anch'io che sono un grande lettore, stimatore di Iron Man, che però in quegli anni ero più concentrato su Spider-Man, e questa è anche la serie di Iron Man di Marvel Italia, l'ho recuperata successivamente. Prima ho completato tutte le serie di Spider-Man, quindi Corno, Star Comics e via via, speciali, numeri unici, eccetera, albi americani, e poi mi sono dedicato alle serie, al recupero di serie come quelle di Iron Man, quindi Play Press e poi Marvel Italia. Spero di essere stato chiaro, ragazzi, insomma, la fretta e la voglia di voler dire tante cose e di voler, insomma, raccontare tanti bei aneddoti, tanti particolari, a volte mi fa sfuggire qualcosa, e perdonatemi, e vi ringrazio anche per la vostra pazienza quando magari ascoltate delle inesattezze e ci sorvolate sopra. Grazie, e non andate via, perché ci sono i saluti finali con alcune importanti comunicazioni. Bene, siamo arrivati al termine di questo video. Prima di salutarci, se non l'avete ancora fatto, vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al canale, a spuntare la campanellina e a lasciare anche un bel like, che fa sempre piacere. Mi raccomando, aspetto i vostri commenti, le vostre domande, le vostre richieste, qualsiasi cosa. Andate a visitare l'interno del mio canale, ci sono più di 500 video. Poi vi invito, se volete, a seguirmi anche su Instagram, dove pubblico tutti i giorni le pillole di Tana. Avete visto che da un po' di tempo appare la scritta abbonati? Ecco, l'abbonamento è, il costo è irrisorio, sono 99 centesimi. In che cosa consiste l'abbonamento e perché c'è l'abbonamento? La mia idea è quella di creare, visto che abbiamo superato i 6.000, di creare un gruppo ristretto, appunto gli abbonati, Tanaioli Doc, con cui diciamo interagire in maniera più diretta, in maniera più intensa, attraverso video, messaggi, chat, sondaggi, anche video personalizzati in cui l'abbonato magari in cui io posso rispondere in maniera diretta, esaustiva alla domanda che voi mi fate. Poi vi invito, anche lì, se volete, My Comics Passione Fumetti, www.mycomics.it, con una spesa minima di 35 euro utilizzando il codice GIFT, la Tana GIFT, tutto attaccato, potrete ottenere un bel gadget, un bel omaggio dalla Tana del Ragno, dove si sta veramente da Dio, in compagnia di tutta questa sciccheria, di tutta questa bella robina. Vi giunga come sempre il mio caro, amichevole, amorevole, fraterno, sincero ciao. Vi aspetto nella Tana del Ragno. Ragazzi, Tanaioli si sta bene, ci sono i ventilatori, quindi venite senza
timori, senza paura. Si sta bene, staremo un po' stretti, però è fresco. Nella porta è sempre aperta. Io sono qui, non mi muovo, venite a trovarmi.